Ciao ragazzi, vediamo oggi alcuni esempi su come preparare la schiena, l'allungamento e la mobilità. Puoi farlo sia prima che dopo l'allenamento. Questo esercizio, chiamato esercizio del gatto, richiede una spinta con le mani verso il pavimento, cercando di spingere e arrotondare il più possibile in alto. Questa seconda parte, rilassando completamente il bacino, il pettorale che va verso il pavimento, quindi quando torni indietro spingi il pettorale verso il pavimento, almeno questa è l'idea che devi avere, e le braccia rimangono sempre completamente ferme, allungando sempre il più possibile. In quest'altra parte invece, con braccia allineate alle spalle, perpendicolare alle spalle, così come le gambe che sono larghezza bacino, si rilassa completamente il movimento, proprio cercando di portare dietro il corpo, facendo ruotare le spalle in tutta naturalezza. Lo puoi fare sia in un verso che dall'altro verso, lo sguardo è sempre rivolto verso il basso. Questa sempre è una parte che ti consente di riscaldare ancora una volta il tronco, includendo anche un po' i fianchi, rilassando bene, quindi è una discesa veloce e una risalita lenta. Anche qui puoi farlo in un verso e dall'altro verso. Le ripetizioni su tutto puoi farne sia 20 di un lato che 20 dall'altro lato. La respirazione. Qui invece l'idea è allungare e creare una maggiore mobilità sulle anche. Quindi guarda bene, con la gamba si spinge in avanti. L'idea è dividere questa metà della gamba in quattro sezioni. Immagina quattro parti, dove questa è la seconda, c'è anche la terza, guarda bene, si spinge contro il pavimento, ok, la terza, e poi c'è un'apertura massima che è la quarta. L'altra gamba, attenzione che rimanga completamente ferma. Anche qui un 20 secondi per lato. E qui invece l'idea è cercare di rilassare completamente le scapole. Questa è una posizione che favorisce l'apertura massima della scapola. Come puoi vedere, basta rilassare e creare questa rotazione appunto della spalla, che ti consente di andare a rilassare tutta la zona delle spalle che rimane contratta. Qui invece, cercando di portare dietro e poggiando proprio tutti i palmi a terra il più possibile, ovviamente questo dipende da te, l'idea è allungare al massimo le spalle e il pettorale, così anche come l'addome, si cerca proprio un allungamento massimo, una ventina di secondi per posizione, anche 15 vanno bene, cerca di trovare il tuo massimo, non arrivando alla soglia del dolore, quindi deve essere piacevole. Questo invece, sempre per il tronco e l'anca, qui arriva un grandissimo lavoro per le spalle, dove c'è una grande torsione del tronco, allungando al massimo le spalle. In questo lato lo fai in questo modo, dall'altra parte poggi completamente, come puoi vedere, il braccio alla gamba e cerca di aprire il più possibile. Non sono facili questi esercizi, ma vedrai che lentamente imparerai ad essere più mobile e più allungabile. E invece qui, con le spalle completamente ferme, puoi chiuderla così, questa prima parte, dove l'idea è cercare di fare qualche esercizio anche per la cervicale, quindi per il collo. Ricordatevi che tutto lo stress nella postura moderna arriva proprio qui. Quindi si guarda in basso completamente, indietro come hai potuto vedere completamente, di lato, sempre con le spalle completamente ferme, dall'altro lato, cerca sempre di respirare in tutta la fase di questi esercizi, dopodiché un po' di pausa al centro e provi a fare una bella circonduzione seguendo tutti i lati già fatti, quindi di lato, su, dall'altro lato e in basso, facendola ampia, quindi proprio dei grandi cerchi, quindi dove si gira sia in un senso che dall'altro senso. Se hai qualsiasi domanda su questa serie di esercizi, o se ne vuoi fare altri, o se hai qualche problematica e vuoi qualche consiglio dal coach, mi puoi scrivere giù nei commenti. Se ti va, iscriviti al mio canale o al massimo lascia un mi piace e allenati bene. Ciao!